Aggiornamento sulla situazione economica. Lo sappiamo, siamo all'interno di un'importante recessione, chiaramente causata dalla pandemia da coronavirus. È finito da poco il 2020 e quindi cominciano ad emergere dati ufficiali su come si è chiuso l'anno in termini di decrescita, di calo del prodotto interno lordo a livello mondo e a livello di singole nazioni, e ci sono già delle stime aggiornate relative al 2021. E in questo video facciamo il punto, analizziamo questi dati, analizziamo le differenze tra i vari paesi e cerchiamo di capire che cosa ci aspetta per questo 2021. Iniziamo. Ho trovato un articolo interessante che voglio condividere con te e commentare con te riguardo come si è concluso appunto il 2020 in termini di crescita economica, prodotto interno lordo, e quali sono le stime per il 2021. Questo articolo è del Sole 24 Ore, intitolato appunto "Il Fondo Monetario Internazionale migliora le stime per l'economia globale ma taglia di oltre 2 punti quelle per l'Italia nel 2021. Vediamo un po' i dettagli, analizziamo l'articolo. Partiamo dal 2020, come si è concluso l'anno. Ad aprile-maggio, quando più o meno era chiara la gravità della situazione economica, emergevano le prime stime sull'impatto che questa recessione causata dalla pandemia avrebbe avuto sull'economia, e anche su questo canale abbiamo commentato stime fatte appunto nella primavera scorsa che erano veramente veramente pesanti. Si parlava di meno 10% del prodotto interno lordo per l'Italia. A un certo punto, a settembre-ottobre, quando si iniziava a intuire il pericolo di una seconda ondata, Confindustria si era esposta a meno 11,5% circa. Situazioni veramente pesanti, e in realtà l'anno si è chiuso un po' meglio del previsto, sia per quanto riguarda la situazione italiana che per quanto riguarda la situazione mondo. E nel 2020 l'economia mondiale si è contratta del 3,5%, ad ottobre la stima di contrazione era del 4,4%, e se vado a memoria, ma attorno alla primavera, maggio, più o meno si stimava un 5%. In altre parole, chiaramente alcuni stati hanno risposto meglio, pensiamo e vedremo la Cina è tra gli stati che ha risposto meglio per quanto riguarda la crescita economica, altri stati sono più in difficoltà, e però complessivamente a livello di economia mondo la situazione è un po' meglio di quanto ci si aspettava nella primavera scorsa. Per quanto riguarda le previsioni del 2021, sempre il Fondo Monetario Internazionale nel suo World Economic Outlook prevede una crescita a livello mondo del 5,5% nel 2021, e questo è lo 0,3% in più rispetto alle stime di ottobre, per poi assestarsi al 4,2% nel 2022. Per tornare ai livelli pre-pandemia, a livello di economia mondiale, ci vorrà tempo. Anche con la ripresa, gli output gap, cioè la differenza di prodotto interno lordo, diciamo, tra uno scenario pre-pandemico e post-pandemico, non dovrebbero chiudersi fino a dopo il 2022. Quindi, a livello mondo, non dico a livello italiano, poi ne abbiamo già parlato in altri video della situazione italiana, ma a livello mondo difficilmente si riuscirà a tornare ad una situazione economica pre-pandemica prima della fine del 2022, stime Fondo Monetario Internazionale. L'inflazione resterà pertanto molto bassa, ne abbiamo già parlato anche in altri video, al di sotto dei target fissati dalla banca centrale nelle economie avanzate, attorno all'1%, all'1,5%, in realtà mi risulta che sia al 2%, ma visto che mediamente non ci sono mai riusciti a raggiungere il 2%, soprattutto la BCE, adesso magari a livello generale si tende ad abbassare un po' le stime, ma da mandato mi risulta che sia al 2%. Quindi l'inflazione rimarrà bassa a livello di paesi sviluppati e sotto la media storica per i paesi emergenti. I paesi emergenti sono stati contraddistinti, e solitamente tutte le economie emergenti sono contraddistinte da più elevati tassi di inflazione, quindi più elevati tassi di interesse, eccetera. E da questa stima del Fondo Monetario Internazionale si prevede comunque valori di inflazione sotto le medie storiche a cui i paesi emergenti ci hanno abituato. Ma ora vediamo cosa succede nazione per nazione, perché si iniziano ad identificare dei trend interessanti e soprattutto ci danno conferme di quella tesi che ho riportato in un altro video, cioè che il recupero da questa fase di recessione sarà a forma di K. In altre parole, nel video te lo metto qui se vuoi andarla a vedere, commentavo il fatto che ci sono settori industriali che, come possiamo immaginare, non sono in particolare difficoltà, anzi, ma stanno vivendo un momento particolarmente proficuo, pensiamo a tutto il mondo dell'e-commerce, e altri settori, pensiamo alla ristorazione, ai viaggi, l'hospitality, eccetera, che invece sono in una situazione di
profonda difficoltà. Da qui la forma di K e il fatto che ci siano appunto settori industriali che stanno performando bene, altri settori che invece sono in profonda crisi, avranno bisogno di anni per recuperare, e quindi c'è una profonda stratificazione dell'economia. In due parole, dei settori vanno molto bene, altri settori vanno molto male. Questo tema del recupero a K lo stiamo vedendo anche a livello di nazioni, questo è l'aspetto interessante. Infatti, se guardiamo il prodotto interno lordo per quanto riguarda le stime del 2021 e anche consolidiamo il 2020, si nota già una forma di K. In altre parole, guardiamo come si è concluso il 2020. La Cina, insperabilmente, in un'economia mondiale che ha visto a livello mondo meno 3,5%, la Cina nel 2020 è cresciuta del 2,3%, quindi in profonda controtendenza rispetto a tutto il resto delle economie mondiali. Gli Stati Uniti hanno fatto meno 3,4%, comunque non male rispetto ad altre nazioni. Eurozona meno 7,2%, Italia meno 9,2%. Chiaramente noi facciamo sempre un po' peggio dell'Eurozona e la Germania fa sempre un po' meglio dell'Eurozona, ormai ci stiamo abituando e anche quest'anno è una conferma. Però ci sono anche paesi messi molto peggio di noi, la Spagna meno 11, Regno Unito non è più Europa ma va bene, meno 10, non c'è la Francia, ma anche la Francia da altri dati avevo visto che era un po' peggio che l'Italia e si posizionava a metà strada tra l'Italia e la Spagna, a occhio e croce anche lei un meno 10% di PIL. Quindi un 2020 che ha mostrato economie a due velocità, la Cina in espansione in una fase in cui il resto del mondo continuava a contrarsi, che risulta confermata anche nel 2021. Infatti se vediamo le previsioni del 2021 con questo verdino, Cina previsione di crescita 8,1%, Eurozona 4,2%, Stati Uniti 5,1%, quindi l'Eurozona continua a fare meno degli Stati Uniti, e preoccupante, e all'interno dell'Eurozona l'Italia continua a fare meno della Germania, 3% contro 3,5% della Germania, la Spagna rimbalza, non mi so giustificare il rimbalzo della Spagna, più o meno tutte le economie a livello mondo recuperano coerentemente con una stima di crescita del 5,5% a livello mondo che abbiamo discusso poco fa, e poi tra queste ci sono anche economie che spingeranno veramente molto forte come l'India, 11,5%. Quindi quello che emerge a livello mondo è che la Cina, l'India sono paesi che hanno sofferto meno degli altri nel 2021, daranno vita ad un rimbalzo molto forte. L'America limita i danni, quindi non è calata molto nel 2020 e crescerà comunque ad un tasso interessante anche nel 2021. Chi fatica è l'Eurozona. Chiaramente molte aspettative sono ovviamente riposte anche dal Fondo Monetario Internazionale sul programma Next Generation EU, programma a livello europeo da cui poi noi l'abbiamo rinominato Recovery Fund, perché a noi delle Next Generation ci interessa un po' poco. Abbiamo subito definito piano di recupero, recovery, ok? No, in realtà si chiamerebbe Next Generation EU e anche il messaggio politico è ben diverso che non Recovery Fund. Chiusa la parentesi. Che la situazione a livello europeo sia molto complessa lo sa anche la Lagarde, numero uno della Banca Centrale Europea, che dice la ripresa è in qualche modo rallentata ma non è deragliata e la speranza è ancora che il 2021 sia l'anno della ripresa. Sì, però abbiamo visto che le stime tendono ad essere a ribasso un po' per tutti i paesi dell'Eurozona, ma il fatto che l'economia europea sia più in crisi rispetto ad altre economie come Stati Uniti o paesi emergenti, quindi Cina, India, diciamo principalmente, ci porta a giustificare questa frase della Lagarde che dice Lagarde ha ribadito che la BCE sarà compratore su mercato ancora lungo, in altre parole stimoli monetari proprio a go-go, per tutto il tempo necessario. La potenza di fuoco effettivamente utilizzata dal programma di acquisti pandemici PEP, fissato a 1.800 miliardi di euro, può essere inferiore se le condizioni finanziarie migliorassero prima del previsto, ma può anche essere superiore se necessario. Cosa significa? Significa che continueranno ad inondarci di liquidità e quindi quelle che erano previsioni su andamento dei tassi, andamento della componente obbligazionaria, andamento dello spread, non sembrano essere messe in discussione e verosimilmente si verificheranno anche nei prossimi 2-3 anni potenzialmente. In altre parole, i tassi di interesse, stando a questi dati, saranno sempre molto bassi, potenzialmente rimarranno a zero per un paio d'anni ancora. Il rendimento della componente obbligazionaria governativa, quindi titoli di Stato emessi da paesi europei, è a zero o negativo o appena sopra lo zero per paesi come l'Italia. L'inflazione è ancora bassa, ma potrebbero esserci iniziative da parte della BCE simili a quelle della Fed, cioè di non ragionare più di inflazione puntuale e limitare il proprio intervento al raggiungimento di un valore puntuale del 2%, che è quanto risulta dal mandato della BCE, ma potenzialmente ragionare in termini di media. La Fed l'ha dichiarato
più o meno a settembre 2020, cioè potremmo superare anche il 2% di inflazione, perché ragioneremo sulla media dell'inflazione dell'ultimo periodo, e quando questa media supererà il 2%, allora agiremo sui tassi. In altre parole, hanno mandato un messaggio piuttosto chiaro, cioè potremmo far correre l'inflazione in modo superiore a quanto successo in passato. Adesso l'inflazione nell'eurozona non è ancora un problema, perché dopo essere stata negativa per più o meno la seconda metà del 2020, adesso c'è un rimbalzo. Sembra che a livello europeo è da tenere monitorato l'andamento dell'inflazione, però se c'è un ulteriore rallentamento dell'economia è difficile che ci sia un picco di inflazione. Un rallentamento dell'economia è difficile che l'inflazione vada fuori controllo. Comunque, lo ripeto, è un dato da tenere monitorato. Quindi cosa fare con questi dati e che aspettative avere su questo 2021, sia a livello di cittadini italiani, quindi qual è la situazione economica italiana, sia a livello di investitori nei mercati mondiali? Beh, allora, sicuramente a livello di economia italiana vediamo che la strada è ancora molto lunga, molto in salita, e siamo dietro rispetto all'eurozona, ad altri paesi europei. Questo trend non sembra cambiare, l'ho dimostrato in molti altri video. Negli ultimi 15 anni la crescita italiana è stata sostanzialmente inferiore rispetto a quella degli altri paesi dell'Europa e della media europea, quindi questo sembra essere confermato anche per il 2021. Non ci fa piacere. In questo momento, alla data di registrazione di questo video, il 4 febbraio, non abbiamo neanche un governo, quindi questo non ci aiuta a invertire questa tendenza. Vediamo cosa succederà, se davvero Draghi riuscirà a creare un governo. Sarà interessante approfondire in quell'eventualità. Ti suggerisco di guardare l'intervento di Draghi in cui parla del debito buono e del debito cattivo di metà dell'anno scorso. Sicuramente è una persona che sa qual è la differenza tra una spesa improduttiva e un investimento, e quindi adesso che c'è da gestire 250 miliardi circa, vado a memoria, del recovery fund, magari questi potrebbero essere utilizzati in un modo che potrebbe, non lo so, speriamolo, magari a riallinearci ai tassi di crescita europei e non essere sempre l'ultima ruota del carro. A livello di investimento valgono le considerazioni che facevo prima sulla componente obbligazionaria. Non ci sono ragioni per pensare che questa classe di investimento torni ad essere interessante, viste le iniziative molto importanti delle banche centrali. Dall'altra parte, tassi di interesse saranno molto bassi, questo può portare a potenzialmente valutazioni ancora più alte della componente azionaria, che di fatto risulta essere una delle poche alternative valide all'obbligazionario che non c'è più, consapevoli che il rischio non è uguale ma è molto superiore, e magari può portare anche un rinnovato interesse, quantomeno a livello italiano, per l'investimento immobiliare. Quello che è interessante notare è che a livello mondo ci sono zone geografiche come i paesi emergenti che hanno economie che sembrano recuperare non solo la contrazione del 2020 ma continuare un loro trend di crescita che era già in essere negli ultimi 15-20 anni, e paradossalmente hanno anche valutazioni molto più interessanti dal punto di vista del comparto azionario. Quindi vedremo cosa succederà. Questo è l'aggiornamento economico del 2021. Chiaramente questo è un riassuntino di quello che invece spieghiamo in modo molto più dettagliato, con molti più dati, all'interno di Piano Finanziario, nel nostro osservatorio economico finanziario. Però quando ci sono dei dati interessanti come questi, ci tengo a condividerli anche qui su YouTube. Fammi sapere quali sono le tue aspettative per questo 2021 a livello di economia italiana, a livello di investimento nei mercati mondiali. Scrivimi le tue riflessioni qui nei commenti. Con questo è tutto, ci vediamo in un altro video. Ciao. Il mondo degli investimenti sta cambiando. Le più grandi società di investimento stanno aggiornando le loro strategie. Questo è un fenomeno che ormai non si può più fermare e guiderà per anni le iniziative di investimento a livello mondiale. Il 2021 sarà un anno di autentica rivoluzione. O dovremmo parlare di evoluzione. Entrambe le cose. Partecipa ora all'evento Rievoluzione Finanziaria e prendi parte al cambiamento. Il 4 marzo ore 21 in diretta solo su pianofinanziaria.it. La capienza è limitata a 1500 persone. Prenota ora il tuo posto creando un profilo gratuito.